Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci di nuovo qui con Nioh, riprendiamo la nostra avventura insieme. In questo episodio vorrei andare un po' avanti e affrontare questa missione secondaria, Morte ai Banditi, una missione di livello 10. Abbiamo diverse ricompense disponibili. Iniziamo, c'è l'introduzione di Hattori Hanzo. Credevo che i banditi assoldati da quei mercanti stranieri fossero stati sconfitti, ma evidentemente mi sbagliavo. Alcuni sono ancora a piede libero e terrorizzano gli abitanti dei villaggi. William, sei abile a uccidere i demoni. Metteresti a frutto il tuo talento anche contro i tuoi simili? Coloro che sono rimasti non sono altro che una variegata marmaglia. Abbatti il loro capo e il resto di loro perderà la voglia di combattere. Perfetto, iniziamo. La location è sempre la stessa isola. Sempre l'isola, diciamo, dei demoni, dove abbiamo concluso da poco la missione. Vediamo che l'inizio della missione è sempre sull'isola, però da un punto diverso. Praticamente stiamo iniziando dalla fine della missione che abbiamo appena superato. È molto carina anche l'atmosfera, siamo a fine giornata, c'è il tramonto con gli ultimi minuti di luce. Per quanto riguarda l'equipaggiamento, vorrei continuare ad utilizzare la spada come arma principale e poi, visto che siamo ancora all'inizio, volevo provare ad utilizzare anche qualche altra arma, anche se, come vi ho detto all'inizio, vorrei cercare di rendere William un guerriero piuttosto agile e veloce, a differenza dei soliti personaggi con cui mi piace giocare, un po' più tank, e cercherò magari di usare anche delle armature un po' più leggere, essere un po' più agile come guerriero. E volevo provare questa Kusarigama, proviamola giusto per cambiare un po'. E sì, ho messo anche il fucile come arma secondaria. Andiamo a fare un po' di pulizia qui. Attivo subito il santuario. E poi, prima di andare ad affrontare i nemici, volevo sbloccare un'altra abilità. Ho ancora molti punti abilità samurai, poi sbloccherò anche altre abilità, soprattutto per la katana, penso che sarà la mia arma principale. Comunque, visto che abbiamo superato anche il tutorial con Hattori Hanzo, possiamo sbloccare un'abilità molto utile, che è l'attacco furtivo. Vediamo se... eccolo qua. Abbiamo completato anche l'addestramento, la via del ninja novizio, il tutorial che abbiamo fatto nello scorso video, e adesso possiamo sbloccare questa abilità. Perfetto, me l'avete scritto che comunque questa era un'abilità da attivare. Infatti me l'ero chiesto nei primi video e non mi ricordavo che andava attivata. Perfetto, lo abbiamo attivato. Rimango così per il momento. Dovrebbe essere una sorta di percorso a ritroso. Dovremmo tornare, diciamo, verso l'inizio dell'isola, della missione. Il nostro obiettivo è sconfiggere il leader dei fuorilegge. Come ci ha detto Hattori Hanzo, una volta sconfitto, gli altri banditi dovrebbero perdere interesse. Però qua probabilmente c'è un demone e lo affronto con la spada. Via. Provo a dargli dei colpi un po' più secchi. Devo provare a tagliargli il corno, vediamo se riesco senza puntarlo. No. No. Per un pelo. Niente. Ouch.
Ops, scusa, l'ho fatto proprio arrabbiare. Ah. Meglio non scherzare con questo qua, va? Come non detto. Ah, mi ha proprio beccato con la sua onda malefica. Via via da quella nube pericolosa. Ma no, vuoto così, no, dai. Vabbè, ho recuperato almeno un elisir. Ci ha lasciato una lancia. E del ferro. Vediamo se qui c'è qualcosa di interessante. No, c'era solo lui. La spada ho lasciato la stessa dell'altra volta, se non sbaglio. Sì, è quella un po' con il bonus d'attacco un po' più alto. Poi dovrò impegnarmi un po' anche con i potenziamenti delle armi. Direi di iniziare a fare un giro prima da questa parte. Vediamo se riesco a fargli l'attacco furtivo. Si può attivare? Ok, wow. Disgraziato. Mi ha visto solo lui, non voglio attirare anche quell'altro, quell'altra sentinella, diciamo. Devo anche cercare di sfruttare di più l'abilità del calcio che ho sbloccato nei primi video, perché è utile per togliere altro ki ai nemici. Questo signore qui fa avanti e indietro. Mi vedrà. Per un pelo ce l'ho fatta. Tu controlla, fai il tuo giro, che noi seguiamo i tuoi passi. Ottimo. Vediamo se qui hanno rimesso il fantasma, però immagino di no, infatti. Andiamo qui sul pontile. Ah, uso un po' anche l'altra arma. Wow. Mi spiace. Molto carina, come arma, come stile di combattimento. Adesso la proviamo un po' anche con le altre impugnature. Vediamo qua se c'è qualcosa di interessante. No. Faccio prima un giro qua sopra. Ah, c'è una sentinella. Vediamo, mi vede? Così proviamo anche l'attacco furtivo con quest'arma, se riesco. Ah, lo aggancia. Proviamo anche... Wow, che bella l'impugnatura alta. È molto più minaccioso. Grande. Purtroppo ne ho trovata soltanto una di arma così.
Vediamo qua c'è qualcosa. Non dovrebbero esserci Kodama, in questa missione secondaria. Ah, lì c'è un arciere, gli facciamo una sorpresa. Tanto lui l'avrebbe fatta noi. Scusate. Il passaggio era chiuso, quindi sarà meglio fare il giro di qua allora. Non tocco il santuario, vediamo un po' come sono cambiate qui le cose in nostra assenza. Vediamo se ci sono eventuali cecchini. Ah, un fantasma rosso c'è però, eh. Farei prima il giro da questa parte, vediamo se è una trappola. Ho fatto troppo rumore, forse, mi hanno sentito. Ah, maledetto. Wow. È piuttosto bella, eh? Poi l'attacco veloce è spettacolare. Allora, niente di segreto di qua. Là. Acqua sacra. C'era anche un fantasma rosso. Cerco di sistemarlo adesso. Gli lancio la pietra. Non voglio disturbare gli altri. Ma speriamo anche di trovarne di più potenti, di armi così. Perché non penso di averle vendute le altre o scomposte. Ne ho trovata proprio solo una. Deve essere un'arma abbastanza rara, forse. Poi c'è anche da considerare il fabbro, la forgiatura. Ah, qua c'è qualcuno. Magari sarà possibile potenziare e forgiare altre armi così. Lo abbiamo impressionato. Ti sei stancato troppo? Mi spiace. Qui c'era la cisterna durante la nostra prima visita. Però un altro arco e un po' di oro. Ah, lì sotto ci sono gli altri due che abbiamo intravisto prima, abbiamo fatto il giro. Vediamo se c'è qualche piccolo segreto qui sui tetti. Wow. Ah, finisco di fare il giro completo, va prima. No, scusami. Mica mazzata in faccia gli abbiamo dato. Meno male, abbiamo trovato un po' di elisir, sono abbastanza tranquillo. Ah, e la scala era da buttare giù di nuovo. Si poteva passare anche sopra questi tetti, mi pare. Comunque. Abbiamo anche il fucile, vediamo quante munizioni ho. Magari non lo spreco per ora. Chissà di cosa stanno parlando. Wow. Grande, letale, William.
Allora, prima di affrontare quel fantasma. Grande, ottimo. Quanti Elisir? C'è ricchezza oggi, di Elisir. Controllo prima se ci sono altri nemici in giro prima di attivare il fantasma. Non voglio avere, diciamo, guastafeste intorno. Ah, questo era l'altro passaggio per l'altra zona del villaggio chiuso. Ah, però non gli togliamo tanta barra del ki, con quest'arma. Devo stare attento contro i nemici un po' più corazzati perché potrebbe essere un problema spezzargli, diciamo, la guardia con quest'arma. Effettivamente non ha la stessa pesantezza, diciamo, non è massiccia come una lancia, ad esempio, un'ascia. Allora, proviamo un po' ad affrontare questo nemico, magari torno con la spada. Facciamo una sorpresa, vediamo se riesco a fargli uno scherzo. Oh, sistemato. Non gli ho fatto capire cosa lo ha colpito. Perfetto. Andiamo avanti, facciamo un altro bel giro da questa parte. Lì c'è un soldato, vedo bene. Sì. Sarà una trappola di sicuro. Anche lì c'è un lanciere che fa la ronda. Vediamo se riusciamo a fargli un bell'attacco alle spalle. Forse no, perché gira troppo velocemente indietro. Bravo. Peccato che il calcio non mi riesca quasi mai, perché dopo il primo colpo. Ah, c'è qualcuno qua. Grande, luna mattutina per distruggerlo. Non c'è nessun altro. E stavo dicendo, peccato che il calcio non mi riesca sempre, perché in genere dopo il primo colpo i nemici arretrano un pochino e quindi non riesco a raggiungerli con il calcio, non sempre. Acqua sacra. Siamo tornati di nuovo qua. Non sembra una trappola, però preferisco abbatterlo con una freccia e poi andiamo lì e lo sistemiamo. Ottimo. Talismano istantaneo. Ah, ecco i talismani. Forse non li ho più controllati qua gli accessori, diciamo, perché ho trovato anche questi amuleti del fuoco. Potrebbero essere utili per aumentare un pochino la nostra difesa. Per il momento equipaggio questo. Vediamo, siamo praticamente vicini al. Ah! Disgraziato. L'attacco pesante lo fa con la parte, diciamo, a forma di falce. Niente male comunque. E stavo dicendo, sì, siamo tornati qua. Abbiamo fatto tutto il giro, siamo dall'altra parte, del villaggio.
C'è più nessuno nascosto? No. Allora possiamo salire, saltare anche sul tetto se riesco. No, devo fare il giro dalla casa più in fondo. Questo nemico qua riusciamo a prenderlo? No. No, non mi ha visto. Gli faccio l'agguato dopo. Anzi no, potremmo anche sistemarlo adesso con una freccia. Ah, gli ho tolto solo... Eh sì, gli ho tolto il copricapo. Proviamo l'impugnatura bassa. Mi spiace. Anche lui alla lunga si è scoperto. Ah, mi sa che dobbiamo fare il giro da qua. Sì, sugli altri tetti non ho visto altro di interessante per ora. Mi sto ricredendo tanto comunque su quest'arma, è davvero carina. Credo che comunque le scelte che abbiamo fatto all'inizio con le nostre armi preferite siano servite più che altro per darci dei bonus. Ah, vediamo qua se riesco. Però poi proseguendo col gioco potremo perfezionare gli stili anche con altre armi. Bisogna stare attenti anche all'impugnatura, perché con l'impugnatura alta ho colpito soltanto l'aria sopra di lui. È un po' piccolino, era un po' piccolino. Vediamo qua cosa riusciamo a fare. Vediamo se riesco. Ah, peccato. Proviamo gli attacchi veloci, va? Visto che anche lui sembra un tipo piuttosto agile. E se la ride? Attenzione perché ho finito il ki. Dai. E lo finiamo. No, è lui che finisce noi. Prova il tutto per tutto. Ti abbiamo sistemato. Abbiamo trovato diversi oggetti, adesso li controllo perché anche prima ho raccolto diverse cose. Andiamo a vedere. Allora, partiamo dalle armi. Questa sembra un'arma di livello più alto, 12, l'Osafune Kanemitsu, con un moltiplicatore d'attacco più alto e un'altra spada. Poi tra le armi secondarie per il momento lascio questa, abbiamo trovato una lancia e un'ascia, mi pare. L'arco, questo sembra migliore, con un bonus danno effetto nemico sconfitto. Aumenta il danno in proporzione al numero dei nemici che hai sconfitto. Il conteggio viene azzerato quando preghi presso un santuario, muori o abbandoni una missione e dà un bonus di.
E immagino che esistano anche altre armi con un bonus migliore. Sembra che scali tipo Dark Souls con i livelli che vanno in ordine alfabetico dalla A fino a scendere, diciamo. Poi come fucile lascio sempre questo che è il migliore. Andiamo a vedere come attrezzatura. Le lascio ordinate per abilità. Questo moltiplicatore difensivo migliore non ci appesantisce, anzi. Ah, già, questo è l'abbigliamento che ci ha lasciato come ricompensa Hattori Hanzo. Un po' più ninja. No, rimarrei con questo. Rimaniamo sotto, diciamo, il peso fat. Non voglio rimanere troppo pesante. Proviamo anche questo. Ah no, c'è anche sempre l'attrezzatura di Hattori Hanzo, che è buona. Questa è sempre la sua attrezzatura. Vabbè, ha un moltiplicatore difensivo leggermente più basso, però è un po' più in stile ninja. Va bene. Ah, qua abbiamo un nuovo accessorio, anche il ventaglio. Migliora il moltiplicatore difensivo. Cioè, non lo migliora, però potenzia il ninjutsu. Beh, lo metto al posto di quest'altro amuleto. Va bene. Rimaniamo così, un po' più ninja. Mi piace. Facciamo cambiare aria qua dentro, che... Wow, scusate. Questo riusciamo a prenderlo alle spalle? Sarebbe un bel colpo. Silenzioso. Mi spiace, non hai fatto una buona guardia. Anche qua. Questo mi vede però. Forse dall'altro lato no. Faccio il giro solo per cercare di fargli il backstab. Vediamo qua. Cosa abbiamo? Ferro spirituale. Dentro la casetta? Ci vado dopo. Shh. Ah, mi ha sentito, ho fatto troppo rumore. Dai, fai anche il secondo attacco. Uno, due. Devo stare attento perché è un ottimo allungo lui. E lo finiamo con gli attacchi veloci. Voilà. Oggi è la giornata degli Elisir, comunque. Andiamo qua dentro. Non c'era niente. Sembra una trappola. No. Ah, c'è un altro fantasma. Controllo solo la via di fuga, come faccio sempre. Vorrei provare di nuovo a fargli un attacco un po' più disgraziato proprio da ninja. Voglio provare a scappare e vedere fino a dove mi insegue. Adesso me lo trovo alle spalle. È sparito. Forse è lì.
Ah no, sono scappato troppo in fretta. Vediamo. Almeno non mi ha dato troppi problemi, perché in genere questi fantasmi mi danno un po' di filo da torcere. Ah, di qua rientriamo nel villaggio, vediamo se ho controllato tutto, forse c'era un'altra uscita. Ecco, anche di qua non siamo andati. È girato di spalle, forse riesco a fargli l'attacco furtivo. Attenzione perché adesso si è arrabbiato, giustamente. Grande. L'ultimo attacco devastante. Ho trovato una parte di equipaggiamento migliore, però preferisco rimanere così, stile ninja, mi piace molto. Ci siamo anche imbrattati parecchio. È carino come dettaglio che va. Il nostro equipaggiamento si va a sporcare man mano che prosegue la lotta, diciamo. E qua possiamo sempre spaccare tutto. Le nostre prese d'aria. Perfetto, usciamo di qua. I nemici sembrano i soliti. Vediamo se. Uso una freccia contro questo qui, se riesco. Torna quasi subito indietro. Eh sì, torna indietro. Più o meno si ferma qua vicino alle foglie. Ah, si è arrabbiato l'altro, wow. Ah, mi sono sbagliato. Peccato, con il primo colpo alla testa non sono riuscito a sciottarlo, diciamo. E anche l'altro poi giustamente se l'è presa. Vediamo se ci sono altri guerrieri. Là sotto ce n'è uno. Sono bellissimi come guardano, si guardano attorno. Preso. Faccio il giro prima di qua, magari. Dovrebbe esserci la foresta. Ho un po' di munizioni per il fucile. E l'ingresso da questa parte è chiuso. Sì, è una versione diciamo un po' più breve della prima missione. Se riesco vorrei sistemare anche altri nemici con l'arco o il fucile, perché mi sembra un ottimo sistema per evitare problemi. Qua vicino allo spaventapasseri. Qua forse non gli farò tanto danno. Meno male, non se n'è accorto. Però ho finito le frecce. Ah, ma sto usando quelle esplosive.
Non voglio sprecarle. Ehi, vieni qua. Vieni, vieni. Wow, non è bastato. Aveva quasi finito la resistenza. Perfetto. In questa casetta ho visto qualcuno. Hello? Completamente sorpreso. Là. Era da solo? Sì. Speriamo di trovare qualche freccia. No, l'amuleto. Un altro amuleto. No. Ah, eccolo qua, sì, ne avevamo già altri. Buono, un altro elisir. Siamo tornati indietro. Ah, magari sistemo prima questa guardia. Vediamo se riesco a fargli un attacco furtivo. No! Ah, non ha funzionato. Ok, e poi qui dall'alto vediamo se riesco a beccare qualche altro nemico. C'è questo girato di spalle. Mi spiace. Non si è ripreso? Ho detto adesso si alza. Non c'è altro. Siamo tornati sulla spiaggia di nuovo, praticamente. Qui c'è un'altra tomba di un fantasma, un simpaticone di là a sinistra. Ah, non è completo tutto il percorso. Allora. Ho più munizioni forse per il fucile. Però non vorrei fare troppo rumore. Vediamo se riesco ad attirarlo con... Vieni, vieni. Cosa fai? Non mi vedi? Sono qua. Distruzione totale. Fa un sacco di danni comunque quest'arma. Sistemiamo adesso il fantasma. Proviamo. Forse non funziona. Ah, ok, è bastato. Vediamo qua dove fanno asciugare le cose.
Non c'è altro. Manca soltanto il capo a questo punto, eh. Via. Anche il capo si è... ha sentito qualcosa. Là. Sistemato anche lui. Vediamo. Faceva la guardia a qualche oggetto? No, aveva un po' d'oro. Ok. Missione completata. L'abbiamo sconfitto. Ed è tornata la pace, diciamo, nel villaggio. Possono tornare tutti a vivere tranquilli. Facciamo due chiacchiere qua con Hattori Hanzo, sembra abbastanza soddisfatto. Un lavoro prodigioso, proprio come mi aspettavo. I paesani sono felicissimi. Di recente hanno avuto a che fare con una lunga serie di sventure. Speriamo che questa fosse l'ultima. Dai, lo speriamo. Vediamo la nostra ricompensa. Ci ha lasciato la ciocca di giovane samurai per sbloccare delle abilità in più, se non ricordo male. L'amuleto fulmine, l'ascia da bandito e una doppia katana. Salvo subito. E magari aumento qualche abilità perché adesso ho parecchi punti. Pensavo di cominciare a sbloccare qualche abilità base della katana. Anche se la Kusarigama mi tenta molto, mi sta piacendo. E anche con il level up del personaggio. C'è un'abilità che migliora le armi da fuoco anche, eccolo qua. L'energia, beh, l'ho già aumentata parecchio, però abbiamo fatto dei begli attacchi prepotenti, con il fucile. No, lasciamo qua, andiamo ad apprendere qualche abilità. No. Sulla katana, preferisco sbloccare un po' di abilità per la katana per ora. Allora, Yai Mano Lesta. Si pronuncia Ihai. Può essere usato solo quando la spada è nel fodero. Accumula potenza mentre la spada è nel fodero per poterla estrarre rapidamente e sferrare un attacco fulmineo. Sembra però particolare, un po' difficile da padroneggiare. Questo emana ki dalla tua spada per stordire i nemici circostanti. Magari vediamo se c'è qualche abilità che costa un po' meno. Ritmo ki cielo. Abilità di impugnatura alta. Si attiva quando recuperi completamente il ki da un ritmo ki. Aumenta i danni inferti dall'attacco successivo. Perfetto, non l'avevo sbloccato. Pensavo di sì. Questo ti consente di usare il ritmo ki anche mentre schivi. E potrebbe essere utile dopo un attacco, schivando, recuperiamo un po' di ki. Però richiede tanti punti. No, preferisco attivare qualche altra abilità che costa meno per ora. Abilità impugnatura intermedia, schiva un attacco dell'avversario e si avvicina. Carino. Per poi prenderlo dopo magari alle spalle. Costa 2, proviamolo. Poi le proveremo nei prossimi video. Questa è un'abilità di impugnatura intermedia o bassa. Questa costa 1 ancora. Solo con impugnatura bassa ti consente di usare il ritmo ki anche mentre schivi. Se riesco vorrei attivarlo per tutti i tipi di impugnatura. E anche questa maestria costa molto e non abbiamo sbloccato la missione adatta. Ma lascio stare così per ora. Poi
Poi sbloccheremo altre abilità dopo. Salviamo di nuovo. Io mi fermo qui, ragazzi, con questo video, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo con il prossimo sul canale di Safutobu. Ciao a tutti!